Cercando tra i vari progetti crypto online ho trovato un progetto secondo me molto interessante e ho deciso di acquistarlo e lo farò proprio live in questo video. Mi raccomando amico criptomane, se deciderai di acquistarlo fai come sempre le tue ricerche e le tue considerazioni, per il semplice motivo che ovviamente rischi di perdere tutto quello che stai investendo, perché ovviamente il fatto che io abbia fatto una ricerca e abbia deciso di investire non è una garanzia assolutamente di nulla. Condivido semplicemente quelle che sono le mie analisi e anche io ovviamente sbaglio determinati investimenti in cripto, e quindi ovviamente magari segui il video se ti interessa sapere delle mie condivisioni, e mi raccomando come sempre fai prima le tue ricerche. Adesso però andiamo a vedere subito di che cosa si tratta e qual è il progetto, ma prima di iniziare come sempre lascia un like al video, per me è fondamentale. Fammi sapere nei commenti quali sono per te le migliori cripto in questo momento da acquistare, iscriviti al canale se ancora non l'hai fatto, iniziamo. Il progetto ragazzi in questione si chiama Crypto Unity, è un progetto molto molto semplice, mira a rendere il concetto di criptovaluta accessibile praticamente a tutti. Sappiamo bene che oggi ovviamente ragazzi non è semplicissimo acquistare determinate criptovalute, ovviamente almeno non per tutti. Chi è totalmente estraneo a questo mondo fa un po' di fatica a comprendere quelli che sono i funzionamenti dei vari wallet, su come appunto andare a depositare euro, acquistare cripto, andare a partecipare magari a determinate pre-sale o fare uno scambio su un exchange decentralizzato. E quindi Crypto Unity nasce proprio con l'intento di creare ovviamente un'app che appunto renda semplicissimo accedere al mondo delle cosiddette criptovalute. Questo progetto ha la propria cripto in questione, che è quella che appunto acquisterò, che si chiama proprio CUT. Ovviamente ragazzi ci tengo a precisare che in descrizione sotto al mio video trovate il mio referral link a questo progetto. Potete anche cercare il progetto su Google, l'unica cosa ragazzi fate attenzione agli scam. Mi è capitato che in passato qualcuno mi abbia contattato che ha visto un mio video, ha cercato poi quel progetto su Google invece di cliccare ovviamente sul link che metto io in descrizione e ovviamente è caduto in uno scam. Può succedere, quindi ragazzi se proprio non volete supportarmi e lo cercate su Google fate molta molta attenzione, altrimenti se volete essere sicuri di cliccare sul progetto giusto in cambio del supporto che per me è molto gradito, ovviamente ragazzi cliccate sul link che trovate in descrizione al video e vi mostrerò sostanzialmente ovviamente anche come acquistare questo progetto in modo molto molto semplice. E però prima andiamo a vedere di che cosa si tratta più nello specifico. Altra cosa fondamentale, Crypto Unity mira anche allo storage delle cripto. Che cosa vuol dire? Molti utenti, soprattutto chi all'inizio ragazzi fa fatica a capire come conservare al meglio le proprie cripto su un wallet, su un hardware wallet. Molto spesso capita che un utente vada ad acquistare le cripto sull'exchange e le lasci proprio sull'exchange. Invece ovviamente sapete che non è sicuro e Crypto Unity mira anche appunto a rendere più sicuro e semplice lo storage delle cripto. Quindi ovviamente oltre a creare l'applicazione che renda facile l'acquisto e la vendita, anche renda ovviamente lo storage sicuro sotto sempre un certo punto di vista e ovviamente semplice. C'è un certificato che ragazzi è ovviamente dello smart contract di Certiq, l'azienda che probabilmente conoscete, che va a vedere ovviamente se c'è qualche scam, se c'è qualcosa che non funziona nello smart contract, in questo caso di livello gold. Ci sono ovviamente poi a tutti i vari social, c'è il certificato anche del top 10% di Certiq, ovviamente ragazzi che non è cosa da poco, e poi ovviamente la piattaforma pubblica anche tantissime news e ovviamente articoli riguardo proprio la formazione nel mondo delle cripto, quindi ovviamente sarà anche un'applicazione mirata a creare una community e soprattutto mirata all'apprendimento di quello che è il mondo delle cripto, perché ok rendere il tutto più user friendly, ok mettiamola su questo punto di vista, molto accessibile a tutti, però ragazzi bisogna anche essere informati e ovviamente cercare di capire piuttosto che poi lasciare soltanto o meglio utilizzare soltanto quelle che sono le cose semplici. Ovviamente ragazzi trovate tutti i collegamenti ai loro social che dovete assolutamente seguire se siete interessati, per capire anche a che punto è lo sviluppo. Ad esempio su Instagram hanno annunciato il test ovviamente del backend dell'applicazione, che ovviamente è in sviluppo. Anche su X trovate ovviamente i vari post con le varie partnership anche annunciate, e ovviamente poi invece passiamo all'acquisto eventualmente del token CUT, che ha anche la possibilità ovviamente di essere messo in staking. Attualmente c'è disponibile ovviamente
un bonus per chi decide di acquistare il token Qt, che tra l'altro, ragazzi, è già listato su PancakeSwap, ovviamente un exchange decentralizzato. Potete anche acquistare con carta, ma lo vediamo a breve. E poi vediamo anche il funzionamento del token, a che cosa ovviamente servirà. Cliccando su Buy Qt, ok, vediamo, ragazzi, rinviati alla pagina dove possiamo ovviamente decidere di acquistare con trasferimento bancario, PayPal, credit card, oppure utilizzare le cripto. Invece, ovviamente, in modo molto molto semplice, mettendo le nostre informazioni, oppure possiamo decidere in modo molto più semplice, ragazzi, di effettuare l'acquisto su PancakeSwap, che è quello che appunto faremo. Andiamo su PancakeSwap, l'exchange decentralizzato che tutti dovreste conoscere. Potete collegare il vostro wallet MetaMask, rete Binance Smart Chain. In questo caso, ragazzi, io utilizzerò i miei 50 USDT, ok? E ovviamente farò l'acquisto. Riceverò circa 9283 QUT, ok? Confermiamo su PancakeSwap. Ovviamente mettiamo il massimo cap di spending di 50 USDT e approviamo quello che è lo swap. Molto molto semplicemente. Aspettiamo qualche secondo. Andiamo a confermare sostanzialmente la transazione. Paghiamo un po' di fee, sostanzialmente, troppo direi, ok, vediamo ragazzi se riusciamo ad abbassare le fee. $2 di fee sulla Binance Smart Chain mi sembrano eccessivi, vabbè, non perdiamo tempo e confermiamo. Una volta fatta la transazione, cliccate su Add CAT to Wallet, ovviamente per rendere disponibili i CAT visibili soprattutto all'interno del vostro wallet. Ok ragazzi, transazione fatta e ovviamente cripto acquistata. Andiamo a vedere un po' di informazioni aggiuntive. Come abbiamo detto, l'applicazione sarà mirata all'education, quindi ad imparare di più nel mondo cripto. Appare da Cold Wallet, nonostante sia un exchange centralizzato, ragazzi, darà la possibilità ovviamente di detenere le proprie chiavi private del wallet e avere la possibilità appunto di custodire le cripto in sicurezza. E poi ovviamente external custodian, sostanzialmente parliamo di una sicurezza esterna alla custodia delle cripto, quindi non saranno loro a detenere le vostre cripto direttamente, e quindi ovviamente, ragazzi, questo dà una sicurezza in più in termini di exchange centralizzato. Poi exchange mobile, sostanzialmente applicazione che darà la possibilità di scambiare molto semplicemente le cripto. Customer support, molto molto semplice, sostanzialmente parliamo di supporto base. E poi il cosiddetto launchpad, quindi la possibilità di andare a partecipare poi all'acquisto di determinati progetti che saranno lanciati sull'applicazione. Qui c'è anche una sorta di paragone rispetto a quelli che sono gli altri exchange crypto, Bitpanda, Coinbase, Crypto.com, Bitstamp e Binance. Ad esempio i contenuti riguardo il mondo crypto, ovviamente, ragazzi, ormai ce li hanno tutti. L'esperienza molto molto semplice come applicazione, che riguarda un po' tutti gli exchange tranne Binance, che tra l'altro è un po' più complicato degli altri, ma nemmeno secondo me così tanto. E poi ovviamente quello che in più ci dà sostanzialmente Crypto Unity rispetto a tutti gli altri exchange che appunto non detengono. Le differenze sono molto semplici. La prima, una vera e propria esperienza guidata per quanto riguarda ovviamente la formazione, a differenza degli altri exchange nella quale bisogna cercare i vari articoli, qui ci sarà una vera esperienza guidata. Poi la possibilità ovviamente di conservare i fondi in modo indipendente tra un utente e un altro, quindi non come l'exchange centralizzato che detiene ovviamente tutti i fondi, ok, di tutti gli utenti sostanzialmente nei propri wallet. E poi la possibilità, ragazzi, o meglio, non la possibilità, la costruzione di un cosiddetto cold wallet, quindi che andrà ovviamente a dare la possibilità di detenere le cripto nelle proprie chiavi private, quindi ovviamente non dando accesso a nessun altro. In fondo poi possiamo vedere ovviamente la tokenomics e ovviamente quello che ci interessa, a che cosa servirà il token CAT. Qui abbiamo anche il token address che potete ovviamente analizzare con tutti i vari certificati. Ovviamente servirà sostanzialmente ad abbassare le cosiddette fee, quindi chi detiene il cosiddetto token CAT ovviamente, ragazzi, negli scambi pagherà delle fee più basse. Ovviamente poi cold wallet bonus, holdando uno specifico ammontare di token CAT, ovviamente ci sarà un cosiddetto bonus, quindi ragazzi ovviamente ci saranno dei vari livelli tra cui bronzo, silver, gold eccetera eccetera, che ovviamente offrirà dei benefici, ancora non vengono spiegati quali, è tutto in fase di sviluppo. Accesso al workshop e ovviamente ai vari sconti, quindi ovviamente sarà, ragazzi, una sorta di azienda che darà ovviamente dei benefici a chi praticamente possiede i loro token, quindi ovviamente ci saranno vari vantaggi.
accesso prioritario ovviamente al customer support. Se detenete i loro token e succede qualcosa all'applicazione, ovviamente avrete un accesso prioritario. Lo staking per poter guadagnare, ovviamente bloccando il token CAT, e poi ovviamente parla di reward esclusivi, ovviamente altri premi sostanzialmente che ancora non vengono spiegati. Quello che ci interessa, ragazzi, in sostanza, detenere per detenere il token CAT, ovviamente sarà quello di innanzitutto risparmiare sulle fee, perché si tratta comunque di un exchange e su determinati diciamo volumi può essere interessante, e poi ovviamente il bonus per quanto riguarda il cold wallet. Le altre cose sono comunque delle cose diciamo abbastanza ancora non specificate, più che altro, quindi ancora non possiamo capire se sarà così interessante. E il solito staking che ovviamente conoscete, che hanno praticamente tutti. C'è anche la roadmap, ovviamente, con tutti gli obiettivi da quando è nato il progetto. Adesso, ragazzi, siamo praticamente al lancio, e poi ovviamente è previsto anche il cosiddetto listing su CoinMarketCap, il token generation event già gestato, e poi ovviamente, ragazzi, si spera nei listing sui vari exchange, eccoli qua, check listing nei vari exchange più importanti. Poi questa è una cosa che ovviamente sicuramente sperano loro e chi ovviamente acquisterà il progetto. Qui possiamo vedere tutte le loro tra virgolette partnership. Non significa, ragazzi, che quando vedete uno di questi progetti c'è una partnership e hanno collaborato per forza, ma magari può essere che loro hanno diciamo utilizzato anche questi servizi. Ovviamente nella sezione About Us trovate tante altre informazioni, ragazzi, mi raccomando, ovviamente leggete sempre il cosiddetto white paper, fate sempre le vostre ricerche prima di andare ad acquistare qualsiasi progetto. Troviamo anche i vari ambassador crypto, sostanzialmente che sono degli influencer e che sono appunto esposti su questo progetto, e poi ovviamente in fondo trovate tutte le altre informazioni per quanto riguarda varie domande, documenti, tutto quello di cui abbiamo bisogno, ovviamente per quanto riguarda la nostra ricerca, per capire effettivamente se investire in questo progetto. Tutti i collegamenti ai vari social che troviamo anche sulla pagina principale, che sono ovviamente importanti per rimanere aggiornati. Qua, ragazzi, ci mostra anche una carta che ovviamente non è menzionata, però ovviamente arriverà, e quindi ci sarà anche la possibilità poi di spendere le proprie cripto, quindi un vero exchange al 100% con delle novità, diciamo, per rendere il tutto molto più accessibile praticamente a chiunque. Quindi se siete interessati, ragazzi, oltre a fare le vostre ricerche, collegatevi ai loro social, per il semplice fatto che dovete rimanere aggiornati poi per quanto riguarda eventualmente listing e sviluppi del progetto. Se avete una qualsiasi domanda o qualcosa che non avete capito, ovviamente, ragazzi, sotto nei commenti. Like al video per supportarmi, iscriviti al canale, io ti aspetto come sempre al prossimo video.